Ben ritornati amici, sempre dal vostro Zio Papillon in Clive Barker's Jericho, un gioco che oltre ad avere un doppiaggio molto 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 2 ore dopo, molto 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 schifoso, ha anche dei colpi di scena interessanti. Per esempio il personaggio che stavamo giocando con cui stavamo giocando prima, cioè Ross, è morto nella parte precedente ed ora ci apprestiamo a entrare nei panni di Delgado. Ci siete tutti? No! Abbiamo perso Ross! Sono sempre con voi. Cosa? Ah! C'è qualcuno con lui, ne sono sicura! Delgado, mi senti? Wow! Rawlings, sono io, Ross. Non so cosa sia successo. Cioè, Credo di essere lui. wow. Metti via quella roba, cavolo. Sono io. Rawlings è un coglione. Paul, devo raccontare la storia di Praga, oppure pensi sia meglio credermi? Secondo te? Dov'è Frank? Cosa gli avete fatto? È sempre qui. Si sta riposando. Riposando un corno deficiente. Lascia in pace la mia famiglia. Ti abbiamo visto morire. Leech ti ha ucciso. Non mi ha ucciso completamente. Che storia affascinante. Cerca di collegarti ad Abby. Ce la fai? Ci provo. Gigi, bravo. Ah, che figo. C'è Delgado, Alfa. Premi S per passare alla squadra Omega. Premi A per comandare Black. Ah, ma che figo. Adesso possiamo entrare in tutti i Ross, non personaggi. sopporto questa cosa. Mi sta Wow. spaventando. Calmati, Abby. Black è ferito. Ecco, bravo. Sono fatto male da solo. Sono un Ehi, Abby, coglione. vuoi sentire una barzelletta? Quante lesbiche esperte di telecinesi ci vogliono per liberare una strada? Aspetta, adesso devo iniziare. Devo iniziare a prendere un po' di confidenza. Ah, ok, Q. Ok, adesso inizia la parte del gioco in cui mi vedrete sbagliare in continuazione e fare errori da imbecille, da Muff! coglionazione. Coglionazzo, intanto non ho sentito la battuta. Vabbè, spero voi ve la siate goduta. Ok, mandiamo Delgado. Ah, posso usare Delgado e Rosla. Vediamo. Ah, ok. Al momento non posso fare niente, allora. Ah, ok. Non ho ancora capito come si usa. Vabbè. Non credo di aver capito come si usa, anche perché non me lo lascia. Cioè, tenevo premuto E, ma non succedeva niente, vabbè. Immagino lo scopriremo tra un attimo. Ne ho visto uno. Ah! Aspetta, adesso proviamo a usare sto coglionazzo. Ah no, ecco, affanculo, me l'hanno ucciso proprio quando volevo provare. Beh, diciamo che questa cosa mi piace, non, che questi nuovi sviluppi mi piacciono e non mi piacciono allo stesso tempo. Mi piacciono perché rendono il gioco anche Sopporto abbastanza finalmente originale. questa cosa. Sono sempre io, Billy. Lo so. Ah, Church è. Ok. Se non fosse per te, Rawlings, sarei ancora in manicomio. Non devi ringraziarmi. Ah, ok, abbiamo Church adesso. Posto era un incubo, ma paragonato a questa follia era un gioco da ragazzi. Almeno lì avrei potuto farla finita in qualsiasi momento. Mi avete messo in questa situazione e ora voglio che mi tiriate fuori. Ci siamo capiti? Certo. Se hai bisogno del mio incantesimo di sangue, puoi collegarti a me quando vuoi. Non fare errori, però, altrimenti ti tocca vedertela con Frank. Ah, che figo. Ah no, Black e Church adesso. Ah, eccoci. Adesso possiamo controllare anche Church. Wow. Ah, che figo. Ah, ecco cos'era il pallone che vedevamo prima. Ok.
Adesso tutto è molto più chiaro. Vabbè, quindi di fatto adesso avrò molte più difficoltà a giocare. Ah, molto figo. Ah no, invece ha funzionato benissimo. Funziona. Wow, questo è un incantesimo potentissimo. Perde punti vita, ma oh, rischio il bello e il brutto del mestiere. Diciamo, dicevo che questo, questa cosa ci fa diventare forti. Cioè, no, ci fa, diventa, fa diventare il gioco molto più interessante e allo stesso tempo lo renderà molto più complicato per me. Insomma, sono, non sono molto, diciamo, in grado in queste situazioni di giocare, diciamo, non sono molto bravo. Sono abbastanza nabbo, però cerchiamo di cavarcene in qualche modo. Sentiero di anime. Avete probabilmente la domanda più pertinente è in che epoca ci troviamo. Capitano Ross, se vuoi appropriati di me, non c'è nessun problema. Sei sicura? È una pratica un po' invasiva. Vabbè. Non c'è problema. Quindi possiamo anche passare a... Ah, Cole. Ok. Eccoci qua. Ok, possiamo lanciare così le granate. Ops, ho sbagliato il bottone. Fanculo! Quindi di fatto il gioco fino alla morte, diciamo la morte per modo, la morte fisica di Ross era una specie di, non so, di tutorial o di preambolo. Una cosa abbastanza diversa da quello che ci aspettava. Spero di non aver usare quel mattacchione di Rawlings. Addio, oddio. Se noti la mia bravura nel... nello scagliarmi addosso. Ok, anche adesso posso controllare molti più personaggi, quindi posso dire non ho problemi di essere ucciso normalmente. Intanto qua... ah, ops, sto continuando a lanciare granate inutilmente, infatti mi sono anche riuscito a far uccidere. Ah, che figo, automaticamente vengo riportato qui. Il mio sistema funziona? Rawlings, bravissimo, subito reattivo a rianimarla. Oh, oh, pff, ouch, questo fa male. Adesso proviamo a usare quel tipo là, no, ho sbagliato. Aia. Ah, l'ho già ucciso. Peccato, volevo provare il poterone di Delgado. Cucane. Via. Sembra non arrivarne altri, adesso proviamo. Ah, ecco, va che figo. Fantastico, però sono anche riuscito a farmi subito uccidere. Un deficiente. Sì, però questi qua sempre sotto fuoco nemico. Deficienti. Però credo siamo riusciti a farlo esplodere. Sì. Sì. Rawlings è meglio riportarlo in vita perché è uno molto importante. Oh, cane, mi mettete al riparo, deficienti. Sì, che stia sparando tra di loro. C'è un modo per fare il mirino. Beh. Ah, che figo. Lancia granate per noi. Adesso noi andiamo in avanti scoperta. Diciamo che ne è valsa la pena. Piccolo sacrificio, direi. Sì. Vabbè. Non so proprio cosa dire perché c'è proprio il doppiaggio che mi blocca il cervello e la mia poca capacità di pensare che mi è rimasta. Orco cane, adesso la vedo dura, qua rischiamo di farci tutti... ammazzare. Church. Ah, ok. Sono molto più arrembanti di prima. Hanno preso molto da Ross, cioè da me. Qua. Che tipo di persona può fare una cosa del genere? Una schifezza. Cos'è sta roba? Non so se questo sia... questo l'ho già visto in Harry Potter e la pietra filosofale, vabbè. Sembra un po' di muco. Dio prega per noi peccatori, ora e per sempre. Amen. Rawlings,
Tappati con la fogna, per favore. Grazie. Grazie. Ecco. Bravissima, Black. Allora, forse non avrei dovuto fare così. Allora, questa cosa... Ah, sono i nemici, ok. Non riesco a capire cosa stia succedendo in questo momento. Ok. Capire se sono... Ah, i bunker che arriva tutta quella roba. Cazzo. Vabbè. Merda. Non so capire come si fanno a disattivare. Porco cane, questo è meglio. Cavolo, si fa covacciarsi in questo gioco. Ok, capito. Così. Qualcuno curi i Rawlings, per favore. Grazie. Allora, ok. Ah, usa Cole. Chi è Cole? Yeah. Ah, ok. Wow. Ci vediamo all'inferno. Oh, cane. Arriva subito un altro, ma... È arrivato un altro mostro, ma speriamo riescano un po' a cavarsela, ma non mi sembra. Porco cane, insomma... Stanno ammazzando tutti, devo rischiare qualcosa. Porco cane... Aiaiaia, la vedo dura, infatti. Subito dobbiamo rianimare Cole. No, sbagliato. Cerchiamo una difesa proprio strenua. Ci è riuscita pure. Adesso devo distruggere quel bunker. Assolutamente è necessario distruggere questo bunker. E lo facciamo. Brava. Bravissima Cole. Ah, cutscene che ci manda in orbita. Aia. Martello leggero qui. Lasciala! Ah, bastardo. Un altro vast game. Bastardo. Pezzo di me. Pezzo di me. Oh. Torna dal mondo in cui sei venuto. Quello dei morti. Oh. Copriamo l'arma. Tocco 2. La vostra magia è inferiore. Ma vaffanculo, va? Non credo. No, è Lichthammer. C'è scritto nei sottotitoli sotto. 65. Minchia. Come hanno fatto a chiudere la breccia? Non lo sappiamo. Non ne sono mai usciti. Perfetto. Forse ci hanno lasciato un messaggio. Delgado, metti quell'arma nella fondina. Frank, c'è qualcosa che non va? Non mi sono arruolato per finire in una missione suicida. Se devi puntarmi quella cosa contro, faresti meglio a usarla. Rawlings non ha paura e infatti viene inchiappettato. Delgado, fermati. Abby, immobilizzati. Riesci a riportarli in vita? C'è solo un modo per scoprirlo. Fatevi indietro. Oh oh. Cosa succede? Oh. Ce l'abbiamo fatta. Per risparmiare a me un po' di lavoro. Ouch. Siete in una posizione di inferiorità. Consegnatemi le vostre anime se non volete soffrire torture in eterno. Se non volete sentire la mia voce in eterno, mi arrendo. Come osi rivolgerti a me?
ti strapperò la parte del corpo e la farò mangiare alle tue puttane. Non è una bella cosa, no? Chissà cosa è in grado di fare ora che è stata assimilata dal primogenito. A quanto pare togliere la virilità a un uomo. Beh, non credo che questa cosa sia intelligente. No, infatti. Boh. Allora, dall'idea di essere una cosa difficile da fare. Beh, comunque. La si è presa con tutti. Ecco, tranne che con me. Come non detto. Merda, ho sbagliato. Usiamo questo coglionazzo che ha appena rischiato di uccidere il nostro tipo, il nostro amico Rawlings. Oh, ci lanciano addosso l'amici. Ops, scusa. Teniamo questo qui affetto da fuoco amico. Vai, ouch. Aia. Ah, che figo, questa roba non era mai successa fino adesso, devo. Di solito ci ammazzano in maniera senza neanche troppo simpatica. Ma vaffanculo, vai. Muori. Delgado devo dire che è una bestia, eh. Tutto perché c'ha delle armi che. C'ha delle armi paurose. E infatti, appena detto. Dai. Usiamo questo. Merda. Torna in vita. Ne abbiamo munizioni. Ah, sta andando da solo. Ok. Boh, io continuo a colpire, cioè. Tanto di munizioni ne ho all'infinito. Momento di unplus tecnica. Ah, ok. No, non voglio essere padre Rawlings. Che sega, Dio mio. Figuriamo le pistole di padre Rawlings, va. Ah, che figo. Vai, frammento. Tieni premuto per caricare la salute fantasma. Cazzo. Ah. Offro la birra a tutti. Ah, che figata. Quante birre dovrà offrire Jones alla fine di questo gioco? Parecchie, lo dico. Va bene, Black Watch è il prossimo, è il titolo del prossimo passaggio. E insomma, dopo questi tanti avvenimenti direi che possiamo chiudere qui la quarta, credo, parte. Vabbè, poco importa. Un saluto al vostro Zio Papillon, The Real Zio Papillon. Mettete mi piace e iscrivetevi se vi è piaciuto questo video e commentate. E direi che posso anche dirvi di iscrivervi al canale di The Real The Hall, che è il canale dove faccio video insieme a altre teste calde come me. Per ora è tutto, un saluto e un arrivederci, ciao!